i matrimoni sono finiti, i matrimoni finiscono, quasi tutti fanno questa fine, hanno questo destino. Salve a tutti utenti di YouTube, dal vostro Leandro, conoscitore italiano. Ebbene, io oggi voglio trattare con voi un argomento che forse ho già trattato, ma che voglio tornare a trattare di nuovo per farvi capire che i matrimoni sono innanzitutto la tomba delle libertà personali e in secondo luogo che oggi come oggi, quindi nei tempi attuali, i matrimoni sono quasi tutti destinati alla fine, sono quasi tutti destinati alla loro terminazione. Pensate che una coppia oggi come oggi non fa in tempo a sposarsi che dopo due, vogliamo essere di larga manica? Lo siamo, 3 mesi finiscono, terminano, cessano di esistere, o separazione o divorzio. A livello economico costa di meno la separazione rispetto al divorzio, ma pur sempre di fine del matrimonio si va a trattare, va bene? Ora, cerchiamo di capire insieme quali sono, o meglio quali potrebbero essere i motivi che portano de facto, una coppia a lasciarsi, a dividersi, a divorziarsi. Secondo me, e ve lo dico tranquillamente e serenamente, dietro ci sono i maledetti social network, le maledette app di incontri. Basta anche WhatsApp, basta anche Telegram, che vi ricordo è il social per eccellenza dei tradimenti, perché tu con Telegram puoi parlare con l'amante, lei si può chiamare come caspita vuole, Topolino, Paperino, Pippo, Pluto, ok? E poi i messaggi puoi tranquillamente cancellarli sia per te che per lui o per lei. Ora, guardate come è facile, oggi come oggi, tradire. Ci sono una moltitudine di app di incontri, Tinder, Lovu, Badoo, e chi più ne ha più ne metta, Chatta, Cupido, Ok Cupid. Io ne conoscevo tantissime, poi un po' me sono dimenticate, che ti danno la possibilità di chattare con chi vuoi. Quindi una donna, una ragazza di oggi, nel momento in cui decide di stare in un'app di incontri, troverà migliaia, se non centinaia di migliaia di uomini o ragazzi pronti a tutto pur di svuotare il reale augello. Questo si traduce in una condizione in cui abbiamo ragazze sempre più, diciamo così, pronte a ricevere messaggi da parte di uomini e ragazzi, e invece ragazzi e uomini che purtroppo si ritrovano single. E se un uomo si va a scrivere a quest'app di incontri, non riesce a trovare neanche una donna o una ragazza. Pur mettendo like a tutte, nessuna risponde. Perché? Perché sono sommerse di messaggi, sono sommerse di like, di mi piace. E questo vi fa capire come stanno le cose oggi, nel contemporaneo / nel moderno, nell'attuale. Ok? Ora, io non voglio essere uno cattivo, bastardo e vi di seguito, però basta osservare la situazione attuale per accorgersi che i matrimoni sono quasi tutti destinati alla fine. Grazie ai social network, alle app di incontri, grazie al fatto che una persona può tranquillamente e bellamente tradire un'altra, tanto a quell'altra non gliene importa forse nulla, e anche perché oggi i rapporti sono basati tutti sull'apparenza, sull'apparire. Ragazzi, è finito il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ok? Ora non vado a dire perché, se lui aveva un'altra, se lei aveva un altro, perché non si sa niente. Io non posso cadere nel reato di diffamazione, perché non voglio diffamare nessuno, però anche il bellissimo matrimonio, meraviglioso, straordinario, angelicato, tra Ilary Blasi e il bellissimo Francesco Totti è giunto a capolino, è finito. Bene, quindi non è oro quel che luccica, cercate di capirlo, cercate di saperlo, cercate di farvene una ragione. Ora, io voglio apprestarmi a chiudere il video e farvi capire che i matrimoni, oltre ad essere un'istituzione che va a bloccare, a limitare le libertà personali / individuali, sono anche delle situazioni che obbligano, di fatto, una coppia
a stare insieme unita. Dice, perché mi devo dividere? Dopo devo mettere la mano al portafogli. Quindi molte coppie non lo fanno, moltissime altre lo fanno. Voi andate a vedere sul web quanti sono i matrimoni falliti, quanti sono i matrimoni che falliscono, quanti sono i matrimoni che finiscono, che cessano di esistere. Vi renderete conto che sono tantissimi. Questo perché, è presto detto, perché ormai i social, le app di incontri hanno favorito i tradimenti, perché oggi una donna o una ragazza riesce di fatto, de facto a tradire, come anche un uomo o un ragazzo riesce di fatto, de facto a tradire. Solo che la donna, siccome ha la vagina, riesce a tradire con molta più facilità. L'uomo, per il fatto che ha un membro, pure all'augello, ha grandissime, nonché immense difficoltà. Ve lo posso garantire. Quindi è sempre la donna, secondo me, che maggiormente tradisce l'uomo o il ragazzo. L'uomo e il ragazzo, secondo me, di meno. Da Leandro, conoscitore italiano, è tutto. Iscrivetevi, commentate, panchina dietro, verde dietro. Un saluto caro. Iscrivetevi al prossimo video. Ciao a tutti.